Fine, prende comunque la rimessa laterale tra gli applausi scroscianti dei suoi tifosi. Tocca a sinistra per Conè, che entra in area di rigore, va giù Schappengini, adesso all'incrocio delle righe dell'area di rigore Eto'o. Ecco il cross verso Acqua, il colpo di testa di Piris, la palla finisce fuori, sarà calcio da Piris. Lo tiene Scholek, se la cava Piris, mette il cross, un buon cross, il colpo di testa di Widmer. E il salvataggio di Soriano. Guilherme con un po' di fatica ha provato a mettere giù il pallone, scatta Muriel, lo va a prendere e lo chiude Piris. Non riesce a deviare verso la porta, ancora Verona, palla in mezzo, Toni cerca la girata, salvataggio di Piris, la palla andava in porta. Sul tocco di Luca Toni ha allontanato Piris. Di Palacio costretto a uscire dall'area di rigore, ancora Palacio sul pressing di Badu, va a servire il movimento di D'Ambrosio, palla in mezzo, copre in affanno ma si salva l'Udinese. Iva, comoda la presa per Handanovic, attenzione a Kovacic dall'altra parte, Piris, che partita Piris, in anticipo su Hernanes, andiamo a bordo campo. Sì, a ripartire veloce il Milan. L'aggancio di Menez che riesce ad andare via, lotta Menez, lotta anche Piris, avanza Abate, si muove lì davanti Van Ginkel, c'è anche Suso, servito, prova ad andare Suso, deve lottare con Piris, buon lavoro. Assolutamente, devono allargare il campo per far sì che non diventino tutti attacchi sterili, che vadano ad infrangersi contro i centrali e Pinzi. Primo Smer. Vasquez, anche lui accarezza il pallone con la suola come Widmer, e bravo Piris a fermarlo, lotta Piris, c'è anche Joaquin, questo è finta, prova a centrarsi, distribuito per Cavallero con i tempi giusti, palla ancora di ritorno in mezzo all'area, l'anticipo preciso di Piris. Giocare Bruno Peres, Quagliarella, Bruno Peres, grande palla di Quagliarella, Bruno Peres avanti al portiere, provvidenziale chiusura in estremis di Piris, Quagliarella. Incredibile, ha cambiato senza praticamente guardare. Pallone di Gabbiadini, molto interessante dentro l'area per Higuain, posizione però di fuorigioco. In qualche difficoltà Napoli riesce a uscire dalla propria zona difensiva, Hamsik mette in movimento Callejon, Piris ha la velocità per tenerlo, infatti è bravo a portare via il pallone all'avversario. Bravissimo ancora il difensore. La giocata lo è stata comunque, ma è mancata davvero la ciliegina sulla torta. Inquadrato Stankovic mentre prova a ripartire l'Empoli con Croce, Pucciarelli, Guilherme, il break è stato di Piris, Val di Fiori, Saponara, ancora Saponara, va Pucciarelli, la palla è stata respinta, poi non è riuscito ad entrare di nuovo in area di rigore Isai, che adesso tocca per ultimo della squadra di Maccioni, lontano dal Friuli, Val di Fiori, profondità, ha rinviato Piris, riparte Allan, Nato alla difesa dell'Udinese con qualche difficoltà, Val di Fiori, ancora Verdi, c'è Barba di nuovo all'interno dell'area di rigore, ferma tutto e controlla. La densità di giocatori avversari per poter passare questa palla, avrebbe potuto concludere come hai detto tu. In mezzo a due, perde il pallone, glielo soffia Melker Alberg. Il gioco attento, terminato nel non possesso palla e soprattutto nel primo tempo molto bravo a fare cross interessanti. Ancora una chiusura di Piris,